Il discorso è a parte per l'elettrico, risolti i problemi, per esempio certificativi, come hai illustrato per le batterie, buon Giulio, probabilmente sul trasporto leggero si riesce a cogliere qualcosa. Ci abbiamo visto la volta passata che c'è anche una tensione economica su certe cose, forse anche sproporzionata rispetto alla consistenza dell'oggetto, così come probabilmente, qua mi parlava Gennaro Varano, c'è il problema della, come si chiama, della comunicazione, cioè oggi si comunica moltissimo, si dicono un sacco di cose e non si riesce poi a vedere il risultato di quelle cose che si dicono, per cui è molta propaganda, tra virgolette, oggi siamo Greenwashing. immersi nella propaganda purtroppo di guerra, ma di fatti si dovrà aspettare per vedere. Quindi, diciamo, io ritengo sempre questi incontri di tipo in itinere, nel senso che le cose le vedremo forse l'anno prossimo, quando magari andremo a riverificare la situazione. E quindi sono argomenti che noi dovremo tracciare in qualche modo per poter poi capire un po' meglio cosa effettivamente bolle in pentola, anche perché in questo momento, con la situazione geopolitica, consentitemi il termine un po' così alla moda, non è detto, non sappiamo come andrà a finire, perché fra carburante, grano, gas e quant'altro, boh, lasciate, non voglio addentrarmi in discorsi che non mi piace capire. Quindi per il momento ringrazio tutti, a partire dai relatori. Mi scuso a nome di Sergio De Rosa, che è dovuto andare via per problemi oggettivi di traffico, perché sennò non tornava a casa. E vi diamo appuntamento per quest'autunno, sperando di aver incontrato una buona udienza, sì, nel senso che gli interventi sono stati graditi in termini sia di qualità che di completezza. Sappiamo di essere ancora, cioè, dobbiamo ancora crescere. Certamente, tanti anni ormai che facciamo questo tipo di iniziativa, non sono ancora sufficienti, credo, ad aggiungere una maturità come vorremmo, avere, quindi si tratterà ancora di lavorare parecchio. E lavorare parecchio, secondo me, anche, sulla presenza, perché, Dobbiamo adattarci anche appunto, noi allo smart working. Noi non ci vogliamo abituare allo smart working, quindi alla modalità in remoto, se non per fatti, diciamo, necessari. E io penso che questi seminari hanno la loro ragione d'essere anche nel momento di incontro fisico tra le persone. Quindi speriamo che il Covid non ci angusti più di tanto per il prossimo futuro. Speriamo di poter anche essere più sereni con la mente, senza dover pensare a cose brutte che ci stanno accadendo attorno, e ci diamo appuntamento per ottobre. Sì, giustamente chiudo perché ormai dobbiamo andare via, e se no restiamo sequestrati in università. Grazie a tutti per la partecipazione.